buongiorno ragazzi, secondo giorno oggi. Chiamiamolo Winter Test perché fa figo parlare così oggi. Siamo qui di nuovo, Andalusia Circuit, seconda giornata, non smetterò mai di dirlo, sono eccitato come una pigna. Oggi, per ora ci sono un po' di nuvolette, ci sono anche 5 gradi, ma fa niente perché tanto entriamo a fare il turno il turno B, ci hanno fatto salire di classe, quindi non più gli amatori ma siamo gli esperti, quindi il lusso come quando giriamo in Italia. Adesso ci prepariamo, ci rilassiamo, ci scaldiamo un pochino, infatti sono col piumino come si può vedere, anche col cappellino di mamma Riete che mi tiene sempre a testa calda. Andiamo a vedere un po' cosa riusciamo a fare oggi e a smerluzzare un po', perché oggi c'è anche gente locale, quindi magari conosceremo altra gente, ma lo vedrete solo continuando a vedere il video. Bene ragazzi, purtroppo questa mattina sono stato un po' di lanci, un po' di cose, quindi abbiamo girato poco, non ho neanche attaccato le GoPro sull'Aprilia, però lato positivo, ci siamo fatti un bel panino con un formaggio di capra, feso di tacchino e un po' di pane che abbiamo preso ieri. Oggi fa un po' di freddo e tra l'altro non va la corrente, stranamente, quindi abbiamo le termo che sono congelate e che si fa? Ci facciamo un panino e intanto vediamo come va. Eccoli. Ma buongiorno ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui, sempre Andalusia Circuit, ma oggi sta facendo qualcosa che non abbiamo mai fatto prima. Ci stiamo preparando per fare l'Endurance 200 minuti. Io, mio cugino e il nostro sexy Maurizio, Panigale, BMW e Aprilia. Ci alterneremo un po' a stinte di 10, circa 10 giri, dai 6 ai 10 giri, e vediamo cosa riusciamo a fare in mezzo anche a piloti e gente che fa campionati, quindi vediamo. L'obiettivo è arrivare alla fine e farla tutta nel modo corretto. Adesso ci prepariamo e poi vi porto un po' con me, un po' con mio cugino, un po' vi farò vedere un po' di roba, dai. State connessi e ci vediamo presto. Ragazzi, siamo ormai a metà Endurance, anzi siamo quasi addirittura d'arrivo, e vi dirò, siamo a metà classifica, la cosa ci piace, stiamo andando bene, dai, tutto sommato. Adesso c'è dentro il magico Maurizio, io sto guardando se lo vedo arrivare, infatti ho la pezzettina, così lui segnala che esce, lui segnala che ho capito. E dai, per essere la prima Endurance stiamo andando bene, ci stiamo comportando bene, la magica D212 tiene sempre da Dio. Adesso vediamo un po', guarda, eccolo che arriva. Sta veramente volando oggi. Stiamo facendo circa dai 5
agli 8-10 giri a testa. Io prima ne ho fatti 6 con la ripartenza e ci sono dei missili che ti passano veramente forte, però bello, bello, bello. Riprendiamo, riprendiamo. Com'è andata, Gu? Senza parole. Esattamente. Com'è, Maurizio? Com'è andata? Le impressioni? È bello arrivare sull'arrivo, dai. C'era 3 giri, 2 giri. Ho tenuto botta, dai. Sono soddisfatto di aver partecipato a 45 anni a una delle mie prime endurance, l'unica, e di averla portata a termine. Vabbè, ma qualcosina. È una bellissima esperienza e la rifaremo di nuovo. Ebbene sì, ragazzi, con questa esperienza si conclude la nostra esperienza qui in Andalusia. Adesso mi appoggio anche al tetto perché siamo in cima alla tribuna, non si vede tutto il circuito alle mie spalle. Esperienza veramente figa, spero di rifarla anche l'anno prossimo. E adesso non ci resta che iniziare a sistemare il tutto. Abbiamo già messo le moto da caricare sul bilico, abbiamo già sistemato tutto, adesso lo prendere le foto, che ringrazio chi ha fatto le foto perché state veramente una bomba. E adesso, oltre a spiare qualcuno che va a fare le foto fashion al tramonto, non mi resta che salutarvi, ringraziarvi per aver visto tutta questa serie di video dedicati all'Andalusia e che dirvi, l'anno prossimo, se vorrete, vi aspetterò con ansia qui a svernare come i finti professionisti fanno. E mi raccomando, lasciate un bel like, iscrivetevi e ci si vede ogni domenica per un nuovo video. Ciao.